La nuova puntata di Clinica Regina Pacis News sarà un viaggio, una panoramica del reparto di oculistica. Ad accompagnarci il dottor Vittorio Picardo, referente per la chirurgia oculistica. Il team di oculistica di questa casa di cura offre quindi all'utenza nissena, ma anche delle province che stanno intorno a noi, una serie di servizi che sono di tipo ambulatoriale, ma anche di tipo assistenziale con ricovero o meglio ancora per dei surgery. Le attività ambulatoriali che si svolgono in ambienti dedicati riguardano le principali patologie oculari, che sono naturalmente dai semplici difetti di vista, quindi una normale prescrizione di occhiali, a dei trattamenti di patologie semplici, le congiuntiviti, le piccole infiammazioni, le blefariti, così, fino alla diagnosi di patologie più importanti come la cataratta, come il cheratocono, come il glaucoma, come il distacco di retina, patologie che naturalmente solitamente sfociano in un intervento chirurgico. Per gli interventi chirurgici anche la nostra struttura è attrezzata in maniera ottimale, moderna, completa, con una serie di unità chirurgiche dal microscopio a quello che riguarda la situazione dello strumentario sia per la cataratta che per la chirurgia della superficie oculare che della retina, che sono continuamente oggetto di discussione tra l'equipe medica e l'amministrazione per cercare di implementarle e portarle sempre al meglio, essere insomma una struttura che possa offrire quanto di meglio esiste oggi sul mercato della professione medica dell'oculista, ma naturalmente in sintonia con i tempi, con le necessità dell'ambiente in cui lavoriamo e del tipo di utenza che si rivolge a noi. Delle comode poltrone per rilassarsi sia prima che dopo l'intervento in questa stanza così semplice, però allegra, luminosa, colorata, che ci serve per ospitare i pazienti quando arrivano. Lì di fronte a me gli spogliatoi, poi il paziente viene qui, viene preparato sia dagli colleghi anestesisti che dall'infermiere per la sala operatoria, si fanno tutte le fasi di preparazione e poi quando il paziente sarà pronto si alzerà e piano piano uscirà dalla stanza per venire in sala operatoria. A quel punto forse il suo umore sarà un pochino diverso, però comincia l'avventura della chirurgia. In questa stanza i pazienti aspettano per venire in sala operatoria. Si apre una porta, quasi per incanto, si apre la porta della sala operatoria ed ecco, vedete, abbiamo appena finito di lavorare, c'è naturalmente quel normale disordine che può esistere in qualunque sala operatoria, accendi il nostro microscopio, le nostre unità per la chirurgia della cataratta, per la chirurgia dei trapianti, della retina, insomma tutto quello che ci può essere di più moderno oggi nella chirurgia del mondo dell'apparato visivo. I nostri pazienti sono tutti pazienti ambulatoriali, sono persone che quindi arrivano la mattina, vengono operate e dopo poche ore, dopo un controllo clinico che ci dà la certezza che tutto è andato bene, vanno a casa. Questo è il microscopio operatorio attraverso il quale noi vediamo il campo chirurgico ingrandito tante volte. Alla mia destra, in fondo, nella console, si ritrova poi il televisore attraverso il quale il personale di sala riesce a vedere ciò che io sto facendo sull'occhio del paziente. Intorno a noi, come vedete, ci sono anche le altre strumentazioni di assistenza chirurgica, che sono quelle degli anestesisti, quella per la conservazione di altro strumentario che dovesse servire durante l'intervento o in altre occasioni, e anche naturalmente un grande tavolo dove sono lasciati, pronti per l'uso, tutti quegli altri piccoli accessori, quelle medicazioni, quei piccoli sistemi, quelle piccole cose che possono essere utili per ogni intervento o per quello specifico intervento. Una sala operatoria quindi moderna, attrezzata, completa, ma fondamentalmente efficiente. Bene, da questa parte invece c'è quello che è il lavoro segreto, il lavoro nascosto, vedete, un apparente disordine che è semplicemente e soltanto la conferma che oggi abbiamo lavorato. Questi sono i nostri strumenti di lavoro, sono i ferri chirurgici che sono stati adoperati questa mattina e da questa console che vedete ci dà anche un passaggio
Sulla sala operatoria il personale ausiliario riprepara, ripulisce, risistema tutta la strumentazione chirurgica attraverso dei sistemi estremamente innovativi e di sicurezza. Una centralina per il lavaggio a ultrasuoni, dei sistemi a spruzzo per aria calda, aria compressa e acqua calda, tutti sistemi che devono eliminare qualunque tipo di impurità, di incrostazione e quindi far sì che per ogni intervento ci sia un set chirurgico nuovo, completo, preparato e che sia perfetto come se fosse uscito dalle aziende. Ecco, avete visto nelle immagini come visitiamo normalmente un paziente cercando di migliorare quella che può essere la comodità del paziente e l'ergonomia anche della visita. Questo sistema che si chiama Riunito ricorda un pochino le poltrone del dentista. Ci sono una serie di strumenti su questi piani che vengono chiamati petali e attraverso la pulsantiera io posso scegliere lo strumento che mi serve in quel momento per poter acquisire delle informazioni sulla malattia che il paziente, in questo caso la nostra simpatica segretaria, ci sta raccontando e che vuole che noi gli risolviamo. Questi sistemi sono dei sistemi computerizzati, sono dei sistemi legati anche a delle immagini su monitor che molte volte servono anche a far capire meglio e al paziente e alla famiglia qual è la situazione clinica. I monitor poi possono essere collegati a delle stampanti ed è possibile così acquisire delle documentazioni cliniche che possano essere interessanti e importanti da dare al paziente. Qui a fianco a me vedete degli altri strumenti che sono simili ai precedenti, ma che naturalmente abbiamo posizionato anche per quei pazienti che sono portatori di handicap, che quindi arrivano su sedie a rotelle, per esempio, che possono appoggiarsi più comodamente. In questa stanza c'è già un piccolo, grande, completo laboratorio di oculistica, non solo con gli strumenti fondamentali per una visita di base, ma anche per delle diagnosi più sofisticate per avvicinarci, per esempio, a quello che è l'attività per una chirurgia della cataratta. Nei sistemi computerizzati, nel monitor che è vicino alla mia scrivania, le nostre ragazze, le nostre ortottiste, che sono degli assistenti di oftalmologia, quindi delle realtà preziose che collaborano con noi ogni giorno, compilano sul sistema che è all'interno della clinica, della cartella computerizzata, della cartella elettronica, quelle che sono le informazioni acquisite da noi medici, riportate su un documento cartaceo, ma poi trasferite all'interno di un sistema computerizzato che naturalmente diventa patrimonio comune e archiviato in maniera assolutamente silenziosa, discreta e apribile solo attraverso delle password personali per ciascun medico.
Vedete il mio aiuto, il dottor Cannemi, che sta lavorando con lo YAG Laser, che è quel sistema che serve per risolvere la cataratta secondaria in frazioni di secondo. Qui subito davanti, invece, l'altra strumentazione che viene chiamata OCT per lo studio delle patologie retiniche, della maculopatia, quindi di situazioni che vanno, se evolute, a limitare fortemente quella che è la funzionalità dell'occhio, l'acutezza visiva, è proprio il centro, il cuore della retina, perché le patologie maculari sono assolutamente limitative. Questo è un argon laser che serve per i trattamenti delle patologie retiniche come la retinopatia diabetica o anche per trattare le lesioni, i fori sulla retina che, se appunto non trattati, producono distacco di retina. Mentre invece di fronte a lui un'altra apparecchiatura sempre computerizzata, che è un fluorangiografo digitale. In pratica è un esame angiografico della retina che viene colorata da un colorante particolare iniettato endovena, e sul monitor che state vedendo si vede in maniera reale, dal vivo, immediatamente ciò che sta succedendo sulla retina. Da qui la diagnosi di malattie retiniche, di forme infiammatorie, di retinopatia diabetica, che avranno poi bisogno di trattamenti medici o di trattamenti laser, se non addirittura ogni tanto di chirurgia. Con questa attrezzatura si valuta la patologia della cornea ai fini dei trapianti di cornea, che sapete essere una frontiera ormai non più così complicata grazie alle attività delle banche degli occhi. Il trapianto di cornea quindi non è più un intervento chirurgico d'urgenza, ma un intervento programmabile, perché appunto si lavora in collaborazione con le banche, ma sempre e soprattutto grazie alle donazioni. Se c'è un trapianto, c'è stata una famiglia sensibile che ha donato un organo, gli occhi, il cuore, il fegato, ed è questo il vero atto che fa cominciare la speranza nel paziente sofferente. Il pubblico che viene in questa struttura trova, potremmo dire, un bivio: da una parte dei servizi ambulatoriali di diagnostica e di trattamento, da una parte dei servizi che sono legati al ricovero e quindi a una cartella clinica, a una documentazione clinica. Queste attività sono a loro volta suddivise all'interno di quello che può essere il cappello del Servizio Sanitario Nazionale e di quello che è invece un percorso francamente di tipo privato puro. Per quello che riguarda le attività in convenzione, la struttura non dispone purtroppo di un ambulatorio convenzionato perché, come dire, le regole sono state queste ed è nata in questa maniera. Quindi le attività di tipo ambulatoriale, di visita e di diagnostica strumentale, sono tutte delle attività che la casa di cura gestisce attraverso il canale privato. Quello che riguarda tutte le attività di tipo chirurgico, cioè la chirurgia della cataratta, per esempio, del glaucoma, del trapianto di cornea, della chirurgia della retina, sono attività che invece vengono svolte in convenzione all'interno di quella organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale che la Regione Sicilia ha inquadrato e ha trasmesso alle strutture periferiche. Io, che lavoro anche in un'altra regione, devo dire che noi siamo all'avanguardia in Sicilia, quindi sono orgoglioso di essere siciliano e di ritornare a lavorare in una struttura siciliana, perché in questa regione c'è una grandissima rete di collegamento tra il medico di base, le strutture quindi periferiche, il paziente e la struttura che eroga l'attività chirurgica principale assistenziale, attraverso una serie di documentazioni cartacee che probabilmente nel tempo diventeranno computerizzate, per cui il medico di famiglia sa sempre ed è aggiornato su quelle che sono le realtà di trattamento di malattia del suo paziente. E al contrario, noi chirurghi sappiamo dal medico di base qual è la storia clinica del paziente e quali sono eventualmente state le sue problematiche. Perché tutto questo? Perché così il paziente che entra all'interno della struttura per i trattamenti in convenzione è sempre protetto ed è sempre guidato in un binomio costante di dialogo tra la struttura che opera ed eroga la prestazione e il suo medico di famiglia. Tutto questo cosa comporta? Comporta da parte nostra un aumento del livello di sicurezza e la certezza di poter dare al paziente la migliore situazione assistenziale possibile.
E allora, quando noi andiamo a parlare con i nostri amministratori, naturalmente chiediamo loro di poter aggiornare le attrezzature e di migliorare tutta quella che è l'organizzazione. Ma quando noi ci rivolgiamo alla nostra clientela, ai nostri utenti, ai nostri concittadini, ai nostri amici, siamo sicuri di poter dare a loro il meglio che c'è in competizione anche con le strutture, diciamo, ufficiali che appartengono alla rete del Servizio Sanitario Nazionale. Ma tutto questo non è un concetto legato a una specie di guerra o di contrasto, sono meglio io, sei meglio tu, è migliore la nostra autoprestazione. No, siamo tutti al servizio del cittadino. Il cittadino si rivolge laddove ha fiducia, dove si sente garantito e tutelato e ognuno cerca di fare questo al meglio. La rete assistenziale è quindi equivalente, cammina su due binari paralleli, convenzionato e il pubblico puro, ma tutto ciò serve semplicemente perché il paziente possa scegliere e affidarsi al sanitario di sua fiducia. La fiducia è uno dei tempi e dei termini fondamentali nella dialettica tra il medico e il paziente. Noi speriamo di poter offrire all'interno della casa di cura Regina Pacis, per ciò che riguarda l'oculistica, delle attività di tipo assistenziale, diagnostico, terapeutico e chirurgico che siano all'avanguardia, che siano efficienti e che soprattutto non trascurino quello che è il rapporto umano tra noi del team medico e voi pazienti, che siete naturalmente delle persone come noi e ci divide solamente un tavolo, ma non ci divide certamente l'attenzione, la cura, il rispetto.